Amici di Telischia, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Partiamo subito dai fatti di cronaca. Infatti, ieri alle 15 in via Speranzella a Napoli, sui quartieri spagnoli, un negoziante è stato rapinato e aggredito da un 19enne. Il ragazzo, dopo aver preso il malloppo, 1.870 euro, ha colpito il negoziante alla testa con una bottiglia di vetro. Il rapinatore poi fuggito e la vittima ha allertato immediatamente i carabinieri e poi ha raggiunto il pronto soccorso. I carabinieri, dopo aver raccolto le immagini di sorveglianza registrate dalle telecamere in zona, le testimonianze di alcuni passanti, ha individuato il 19enne che è stato arrestato per rapina e lesioni aggravate. Si trova ora in carcere in attesa di giudizio. Questa mattina c'è stato il corteo degli studenti dell'Istituto Nautico dell'Isola di Procida a Caracciolo per difendere il diritto alla salute e il diritto alle cure. Presente anche il sindaco di Nombrosino, i consiglieri di opposizione, assessori, consiglieri comunali di maggioranza e il comitato tutela dei diritti della sanità dei procidani. Il corteo ha proseguito come da programma lungo le strade dell'Isola di Arturo per poi arrivare a Via Roma, dove si è fermato. I ragazzi si sono fatti sentire con il coro "Non toccateci l'ospedale", scritto anche su uno degli striscioni. Allora vediamo le prime immagini che ci sono arrivate dalla nostra squadra composta da Amedeo Romano e Luca De Angelis. Gli studenti di Procida stanno camminando lungo le strade della cittadina, dell'isola, per manifestare, per ottenere una sanità più adatta, per protestare contro le inefficienze della sanità pubblica. C'è anche la partecipazione del Comitato per la tutela dei diritti alla sanità dei procidani, c'è anche l'amministrazione comunale con il sindaco, c'è anche ovviamente tutto il vertice della scuola, del nautico Caracciolo da Procida. Stiamo transitando lungo le stradine di Procida per arrivare poi in zona mare, su via Roma, dove il corteo si fermerà. Vedete gli striscioni, l'ospedale non si tocca, i vertici del comitato che la scorsa settimana hanno tenuto un'assemblea partecipatissima nella sala consiliare del comune di Procida. Questi sono i ragazzi che sfilano, che stanno sfilando dall'Istituto Nautico in giro per le stradine dell'isola con i cori che inneggiano alla sanità che non si tocca. Si intravede il sindaco con l'amministrazione comunale, assessori, consiglieri di maggioranza. Cittadini, i consiglieri di minoranza, Luigi Muro, Menico Scala, Sandra Gentile, l'amico Giuseppe Giaquinto. Una fiumana di giovani motivati. Motivati. Per salvaguardare il diritto alla sanità degli isolani, in questo caso di Procida. Adesso ci stiamo spostando da Piazza dei Martiri per scendere giù verso la zona via Mare, su via Roma, dove ci fermeremo con il corteo. Secondo il sindaco di Laccameno, Giacomo Pascale, la ricostruzione nei comuni colpiti da terremoto e alluvione dovrà certamente passare attraverso il recupero del patrimonio edilizio dismesso. Ascoltiamolo.
Il Comune di Acquamino ha sempre, dalla notte del terremoto del 2017, ha sempre sostenuto e immaginato una ricostruzione A che avesse un piano, B che passasse solo ed esclusivamente dal recupero del patrimonio edilizio dismesso, convinto come, quindi con consumo di suolo zero, per come chiede l'Europa, anche per essere credibili. Soprattutto convinto come sono che secondo me i numeri potrebbero tornare. E dall'inizio, per quanto riguarda l'Acquamino, ha sempre indicato la possibilità del recupero a patrimonio pubblico dell'ex Hotel La Pace, che oggi è uno scandalo a cielo aperto e che da 30 anni ad oggi e per altri 30 anni non vedo soluzione. Quindi potrebbe essere anche un interesse reciproco anche dal punto di vista sociale e, diciamo, del comune stesso. E questo è un altro aspetto, ma attiene a una trattativa privata, perché se poi il commissario Legnini vorrebbe acquisire l'Hotel La Pace, i proprietari non vogliono cederlo, attiene a un altro tavolo di discussione. Io non sono animato dalla cultura del divieto o del sequestro, quindi ci mancherebbe. Detto ciò, però, adesso mi arrabbio e quindi colgo con favore l'iniziativa del commissario Legnini di mettere anche sul sito e di aver concluso questa norma, questa bozza di preliminare di compravendita, perché quello che sta succedendo è assurdo, come successe per i fitti dopo la scossa. Cioè la gente sta aumentando i prezzi degli immobili sul mercato, convinto che il commissario Legnini c'ha una borsa piena di soldi, che uno arriva, si prende i soldi, tanto paga Legnini. Cioè non ci siamo capiti, il commissario Legnini dà un contributo di X al metro quadro in relazione al danno bla 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 e quindi tu sai di quanto disponi di casa tua nel caso tu voglia delocalizzare o acquistare da un'altra parte, sempre che sei fuori dal recupero del patrimonio edilizio, per cui come diceva il commissario ci sono già 8-9 manifestazioni di interesse che sta verificando. Io resto convinto e mi riservo poi di avere chiaramente il quadro esatto nel momento in cui viene approvato il piano, io resto convinto che stiamo dando corpo a qualcosa che non è, ci stiamo mettendo paura di qualcosa che non esiste. Io sono convinto che sia qui. Poi può darsi che i numeri, i piani, di quanti immobili realizziamo pubblicamente, di quanti il piano prevede l'edilizzazione e di quanti privati non vogliono vendere, potrebbe essere che mi smentiscano, ma io francamente un'idea me la sono fatta tra l'Acquamino, Casa Micciola e anche dopo la frana. Quindi voglio ringraziare il commissario perché stasera queste due piattaforme, questa informatizzare le pratiche di condono e questa ordinanza 25 in effetti dimostra ancora una volta all'isola d'Ischia che non ci siamo distratti sulla ricostruzione post sisma, che il commissario lavora alla ricostruzione. Questo va nella direzione della trasparenza, quindi togliamo le chiacchiere di mezzo, e va nella direzione della semplificazione. Io come voi so che dietro questo ci deve stare la leale collaborazione tra enti, che al di là della piattaforma, se la sovrintendenza non si viene a sedere in uno spirito di leale collaborazione, sostanzialmente forse i problemi non li risolviamo. Però vi assicuro che questo è un grosso passo avanti e ve lo dice un sindaco. Firmato ieri a Roma l'accordo di collaborazione per il riassetto agroforestale sul Monte Pomeo, previsto nel più ampio piano degli interventi strutturali della mitigazione del rischio idrogeologico a Casa Micciola, approvato dal commissario Legnini il 31 maggio scorso. Per i dettagli vediamo il servizio. Entra nella fase attuativa con la redazione dello studio di fattibilità il piano di gestione forestale di mitigazione del rischio idrogeologico e riqualificazione naturalistica sul Monte Epomeo ad Ischia. Il commissario straordinario Legnini, il comandante delle unità forestali dei Carabinieri generale Andrea Rispoli e il direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II, professor Ercolini, hanno firmato oggi l'accordo di collaborazione che segna il primo concreto passo per la realizzazione del programma di riassetto agroforestale previsto nel più ampio piano degli interventi strutturali della mitigazione del rischio idrogeologico a Casa Micciola, approvato dal commissario Legnini il 31 maggio scorso. Il progetto, da circa 1 milione di euro, si propone, a partire dalla zona della cortina di Monte sull'Epomeo, da una parte di ridurre la massa arborea che insiste su uno strato di terreno di spessore limitato e dall'altra la sostituzione con arbusti autoctoni,
A tal fine saranno realizzati studi e rilevamenti tecnico-scientifici che consentiranno di acquisire una conoscenza approfondita del territorio e del patrimonio boschivo esistente. I dati raccolti serviranno poi a definire un preciso piano di riassetto vegetativo sul Monte Epomeo, individuando non solo le aree maggiormente a rischio, ma anche le strategie di intervento. L'intento è duplice: operare un vero e proprio restauro ecologico delle aree danneggiate dalla frana e ridurre il rischio di sradicamento e ribaltamento degli alberi in caso di eventi franosi di tipo valanghivo. Pertanto, come previsto nel piano degli interventi strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico nel comune di Casamicciola, si provvederà ad una progressiva sostituzione nella parte sommitale del Monte Epomeo delle specie arboree dalle radici corte e quindi meno stabili, con arbusti solidi e più radicati al terreno. Domani, sabato 16 dicembre, alle ore 11 nella Basilica Pontificia Santa Maria di Loreto a Forio avranno luogo i funerali della professoressa Lucia Paola Mattera, venuta a mancare mercoledì 13 dicembre in seguito a un incidente stradale nel comune di Pietra di Fusi, in provincia di Avellino. La salma sarà presente in chiesa dalle ore 9:30. L'open day del circolo didattico Ischia 1, oggi 15 gennaio alle ore 15:30 presso l'aula magna del Plesso Marconi di Ischia. Il dirigente e i docenti incontreranno le famiglie per illustrare l'offerta formativa. Sarà possibile anche visitare le classi e vedere all'opera alunni e insegnanti. Non decolla sulle isole del Golfo di Napoli il distretto del commercio. È un'ottima occasione che la Regione Campania ha offerto per mettere insieme i commercianti, ha sottolineato l'assessore regionale alle attività produttive Antonio Marchiello. Ma dall'isola di Ischia purtroppo solo il comune di Forio è stato sensibile presentando la propria candidatura. Spero faccia da capofila per gli altri comuni. Il bando scade in questi giorni, ma la Regione è pronta nell'anno nuovo a finanziare un nuovo bando. E allora ascoltiamo proprio Marchiello. E proprio negli ultimi giorni, quando abbiamo fatto finalmente capire che c'era possibilità di avere un contributo per le loro idee, siamo arrivati alla fine a 54 distretti, la metà circa urbani e l'altra metà quindi diffusi. La fortuna è che, mi piace dirlo, che ci sono anche molte aree interne che vogliono valorizzare i loro territori. E invece, lo dico qui purtroppo a Teleischia, un sol comune di una delle nostre isole, proprio di Ischia, il comune di Forio, è stato diciamo sensibile a questo tipo di percorso e ha partecipato presentando anche diciamo le modalità in cui vuole strutturare il suo nuovo diciamo distretto, questo nuovo modo di vedere il commercio sull'isola. Ovviamente io mi auguro che Foria faccia da capofila e che anche gli altri comuni di questa isola bella, ma anche le altre isole, sia Capri che Procida, prendano spunto da quello che sta facendo Foria, perché perché noi adesso stiamo valutando i progetti che sono partiti col bando che abbiamo fatto partire con Invitalia, mi pare il 20 del mese di novembre, se ricordo bene, quindi scadono in questi giorni, il bando scade, dopodiché faremo la valutazione dei progetti e finanzieremo i migliori. L'idea è quella di partire adesso con questa, ripeto, con questa prima tranche di 5 milioni, ma con l'anno nuovo faremo un nuovo bando. Ovviamente questo significa che i distretti non è che hanno un numero limitato né una temporalità, si possono fare in qualsiasi momento, solo che bisogna essere pronti e autorizzati quando la Regione presenta i bandi. Oggi, venerdì 15 dicembre, alle ore 18, presso le antiche terme comunali di Ischia verrà inaugurata la mostra collettiva di arte contemporanea, l'arte messaggera di pace. Gli artisti si confrontano con il tema della pace, 22 artisti isolani, e non si interrogano sul tema della pace. La mostra durerà fino al 29 dicembre 2023. Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 19. Ora apriamo la pagina sportiva. Infatti
infatti domani sabato in campo l'Ischia Calcio contro l'Ostia Mare Lido Calcio, e sentiamo le parole del tecnico dei gialloblu Enrico Buonocore, che ha detto: sfidiamo una buona squadra che gioca bene e sarà una bella partita. Ascoltiamo. Adesso noi dobbiamo pensare questa qua, dobbiamo giocare, come dirò sempre, cioè una squadra che in questo momento ha 19 punti, ma quando sono partiti per l'inizio del campionato pensavano di fare qualcosa di diverso, hanno avuto delle difficoltà, hanno cambiato allenatore che negli anni ha sempre allenato in Serie D, ma è sempre stato un allenatore importante, fa sempre che è Perotti, ha sempre fatto dei campionati importanti nelle squadre dove lui ha allenato, hanno una buona squadra, adesso hanno perso l'attaccante, secondo me quello Cardella, che è uno dei più bravi che è andato a Nocera, però è una squadra difficile, una squadra che gioca, non è una squadra che si difende o si chiude o vuole ripartire, loro vanno col gioco, quindi sarà credo una bella partita. In tutti i campionati, qualsiasi campionato tu fai, se c'è continuità nell'obiettivo che devi ottenere, fa la differenza. Noi tante partite le abbiamo pareggiate, poi dopo ne abbiamo vinte 3 di seguito e ci troviamo terzi in classifica. Sì, è importante. Loro hanno fatto adesso hanno vinto due partite di seguito, poi domenica hanno perso contro la Romana. Però è un'ottima squadra, è una buona squadra, una squadra che cerca di giocare. La continuità è fondamentale anche nell'arco del campionato, cioè nell'anno scorso, un campionato che abbiamo fatto, abbiamo avuto una grande continuità. Vincere non è facile, devi avere una grande. Più avere nella forza nelle gambe, devi avere la forza nella testa per avere grande continuità. Noi in questo momento abbiamo una squadra che ha grande continuità nel gioco, nell'essere aggressivi, hanno il senso di appartenenza, che è una cosa che mi fa molto piacere, perché abbiamo tanti giocatori, tanti ragazzi che sono nuovi, e quindi non è facile, no? Integrarsi subito e avere subito questa cosa. Ma proprio la forza di questa squadra è proprio questo, adesso sono stati molto importanti i giocatori dell'anno scorso li hanno accolti molto bene, li hanno fatti sentire a casa, la società uguale, quindi per noi in questo momento stiamo vivendo un momento buono, proprio perché tutta la situazione, tutto quello che è Ischia, anche quando vengono qua al campo con Gigino Fiore, quindi è tutto molto familiare, questo ti porta ad avere dei risultati. E ora spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, cieli coperti con piogge battenti. Nel pomeriggio, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Ed era anche il nostro ultimo servizio per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Prossimo appuntamento con l'edizione serale delle 20:30. Buona giornata.